Piero Calamandrei, dalla sua rivista Il Ponte, scrive nell'ottobre 1946, appena terminata la seconda guerra. Oggi le persone ben pensanti, questa classe intelligente, così sprovvista di intelligenza, cambiano discorso, infastidite, quando sentono parlare di antifascismo. Sono questi i segni dell'antica malattia e, nei migliori, di fronte a questo rigurgito, rinasce il disgusto, la sfiducia nella libertà e il desiderio di appartarsi, di lasciare la politica ai politicanti. Questo il pericoloso stato d'animo che ognuno di noi deve sorvegliare e combattere prima che negli altri, in se stesso. Se io mi sorprendo a dubitare che i morti siano morti invano, che gli ideali per cui sono morti fossero stolte illusioni, io porto con questo dubbio il mio contributo alla rinascita del fascismo. Dopo la breve epopea della resistenza eroica, sono ora cominciati, per chi non vuole che il mondo si sprofondi nella palude, i lunghi decenni penosi ed ingloriosi della resistenza in prosa. Ognuno di noi può, con la sua oscura resistenza individuale, portare un contributo alla salvezza del mondo, oppure con la sua sconfortata desistenza essere complice di una ricaduta che questa volta non potrebbe non essere mortale. Prima di morire sul fango della via imiteremo Brescia e Ravasciol. Chi stende a te la mano, borghesia, è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti, le pallide piangenti stanno sposando. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidi al muro. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, s'appresti le bombe, s'affili il pugnale, è l'azione, l'idea. Francia allerta sulla ghigliottina, tronca il